Sono una che vuol dormire. E no, eh? E chi è? Signore, ma chi può dormire? Sembra di stare all'aeroporto. E va bene, ma pure io devo dormire. Pippo, sei tu? Ela. Ma, e quando sei arrivato? Avevo lasciato detto giù di chiamarmi, qui, al 306. E adesso andiamo a dormire. Ah sì, certo. Domattina. Che c'è? Amelia, io non t'avevo mica riconosciuto. Pippo! Niente, niente. Il pullman parte tra 10 minuti. I due Dalla. Il bagno. Brigitte Bardot. Marlene Dietrich. Non c'è il pacchino, per favore. Regan. Eccomi, sono qua. Come fossero delle ali. E qui ti salto sul tavolino e ma perché non sei vestito da cowboy? Non voglio vestito da cowboy. Ma te lo diamo noi. Kojak. Telly Savalas. Questi qui possiamo chiamarli e farli lavorare solo tra 6 mesi. Se no scatta il contratto sindacale e poi ci ritroviamo tra i piedi per sempre. Buongiorno. L'aiuto regista, il signor Fiorenzo, dove lo posso trovare? Laurentina? Che c'è? Questa signora. Ma quale signora? Uffa. Falli salire. Ma che vuoi? Ma non mi hanno dato il bagno. E beh, si vede che non te lo meriti. Saranno finite le stanze. E quando lo faccio il bagno? E non lo fai il bagno. Woody Allen senza bagno. Ma i vestiti di scena, Giuseppe, dove li porti? Allo studio, no? E il nostro numero, signorina, quando c'è lo proviamo? Allora l'Adriano mi ha guardato e mi ha detto: "Guarda, non canterai mica meglio di me. Non so parlare. Lo vado a chiamare io. Ma raga, è americano. E c'è proprio di grotta ferrata. Qui ci va di good luck everybody. Io lo so di good luck e di boy. No, guardi, lei è meglio che se stia zitto. Signorina, ma questo è il nostro motivetto. Dove lo stanno suonando? Lì, nel salottino. Vabbè, così. Buon anno. In galera, poi. Colà che bria i body. Senti a me, pare che in inglese. Ma quale inglese è inglese? Lo confondo ancora di più. Ah, Laurenti, guarda l'ammiraglio. E dici che il medico sale da lui tra una mezz'oretta. Ma uff, mio! Cucurugu! Dove sta? Sono qua, sono io. Bagonghi. Signor sì. Senti, bambù. Che tu che sangue. Che t'ha chiamato. Ma che bene, amato cavolo, ne sei tu del tip tap, bambinello. Quando sei nato? E allora? Quando il grande Fred ballava il tip tap, tu pisciavi ancora a letto. Voi direte che adesso sono io che mi piscio a letto. E con ciò... Sì, effettivamente qualche volta mi succede. La prostata. Oh, Amelia, ma qui siamo capitati con una banda di amateurs, di dilettanti. Ma ci vuoi dire chi sei? Ma chi sei? Imbecille, sono Pippo Botticella, in arte Fred. Posso imitare tutto. Bravissimo. Il treno, le chemin de fer. La macchina da scrivere. La mitragliatrice. Stile classico e moderno. Ritmi lenti, moderati, veloci. Romantico, comico, comico romantico, pastorale. Comico, pastorale, romantico. Vous comprenez? Scarpa di vernice nera che crea un'atmosfera, all right? Certo. Adesso sono un po' giù de fiato. Allora, se sei giù de fiato e te pisci a letto, e vedi di state zitto, no? Ma lo sai il maestro chi è? Esilarantissimo 82 e Super Sganascio 84. Questi cazzi?
Ma cari amici, divertiamoci un po'. Siamo tutta gente in gamba. Sentitelo un po' come il passaggio a questa frenna a tappeto. Stava in dopo. Quella. Ricordato o no? Chiappa tonda, fava gioconda. Ah, ma stiamo sempre allo stesso punto qua. Ieri sera me ne sono appuntata una che, modestia a parte, non è male. Ma io l'ho spartito. Lei è il maestro di Ecco a voi. Complimenti. Io sono Amelia Bonetti. Ginger. Piacere. Ecco qua. Ecco qua. Donna senza culo è come alpino senza mulo. Va bene. Questo è il